La dottoressa Francesca Quadrozzi. Buonasera, dottoressa. Ciao, buonasera. Benvenuta. Grazie. Allora, dottoressa, oggi parleremo di educazione alimentare, quindi faremo un discorso, come dire, abbastanza generico su tutte quelle, diciamo, quelle abitudini da correggere, magari, o comunque quegli accorgimenti da prendere, appunto, in ambito alimentare, anche al fine di prevenire, perché è anche possibile prevenire alcune patologie, appunto, attraverso una sana alimentazione. Però, dottoressa, prima di entrare nel vivo della nostra intervista, vorrei partire dal concetto stesso di educazione alimentare. Quindi, che cosa si intende con questo termine? Che cos'è l'educazione alimentare? Allora, l'educazione alimentare in realtà è un modo, o meglio, il sapere insegnare al paziente, quindi il soggetto che viene in studio, l'arte del mangiare, quindi sia in visione di prevenzione, appunto, di patologie, come abbiamo detto all'inizio, ma anche, appunto, educarsi a mangiare, partendo ovviamente dai 5 passi da effettuare giornalieri. Ovviamente devono essere distribuite correttamente le calorie in base alle esigenze sia del peso corporeo, ma anche in base alle visioni, ovviamente, delle analisi, se vi sono o meno patologie nel paziente stesso, ed inoltre attività fisica, quindi ricordiamoci sempre l'attività fisica. Le due cose vanno sempre di pari passo. Sempre in parallelo, insomma. Esatto, il cosiddetto detto mens sana in corpore sano, è vero, esatto. Quindi non basta solamente una corretta alimentazione, no. Va integrata, diciamo, anche una sana attività sportiva, fisica, esatto. Regolare. Importante anche l'idratazione, quindi comunque un'idratazione giornaliera che va da circa 1,5 litri / 2 litri. Almeno un litro e mezzo, quindi. Almeno di base 1,5 litri. Oltre a questo, ovviamente bisogna tener conto anche delle buone, ma soprattutto delle cattive abitudini che purtroppo uno ha, diciamo, ognuno ha i propri peccati di gola, mettiamola chi così. Chi più, chi meno, chi insomma. Chi più, chi meno, chi sul dolce e chi sul salato, diciamo che ci sono, appunto, peccati di gola. Quindi l'obiettivo principale è, appunto, saper innanzitutto individuare quali sono gli alimenti da dover consumare, che sono poi alla base della dieta mediterranea, ovviamente, quindi il consumo giornaliero di cereali, quindi pane, pasta, ovviamente togliamo il tabù dei carboidrati che sono veleno, assolutamente oh, no, ecco. Assolutamente no, ci servono perché, appunto, sono delle, diciamo, sostanze importanti che garantiscono energia al nostro corpo, la cosiddetta benzina del nostro organismo. Oh, quindi non possiamo eliminarle assolutamente completamente, no, assolutamente no, ovviamente il tutto ripartito nelle quantità che occorrono al nostro organismo. Importante particolare ovviamente anche le proteine, quindi carne, derivati, pesce, formaggi, uova, che soprattutto anche legumi, quindi che non devono mancare, ma anche i grassi, quindi comunque importante i grassi derivanti dalla frutta secca, ma soprattutto dall'olio extravergine di oliva. Per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, sì, abbiamo accennato in fase introduttiva dell'intervista, ho detto che, appunto, è addirittura possibile cercare quantomeno di prevenire alcune determinate patologie attraverso una corretta alimentazione. Quindi vorrei capire innanzitutto quali sono queste patologie che possiamo provare a, come dire, prevenire attraverso l'alimentazione, e poi ovviamente attraverso che tipo, appunto, di alimentazione? Sì, allora, innanzitutto ci sono le dislipidemie, quindi per quanto riguarda l'ipercolesterolemia, quindi l'innalzamento del colesterolo a livello del sangue, ipertrigliceridemia, ma purtroppo anche l'iperglicemia, quindi collegata al diabete. Quindi l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella cosiddetta sindrome metabolica, che racchiude tutte queste tre, diciamo, categorie, o comunque questi tre valori che risultano alterati dall'analisi del sangue. E l'alimentazione quindi gioca un ruolo fondamentale. Innanzitutto bisogna consumare alimenti ricchi in fibre, quindi privilegiamo sempre l'integrale, quindi in particolar modo cereali integrali a partire dal pane, pasta, quindi tutto ciò che ha fibre, verdura, quindi non dimentichiamo la verdura, e anche la frutta, che è un'ottima fonte di multivitaminico. Ovviamente il tutto deve essere, come abbiamo detto sempre fin dall'inizio, proporzionato alla patologia che è presente. Ovviamente in caso di diabete dobbiamo stare attenti all'uso eccessivo di zuccheri, quindi attenzione alla frutta maggiormente zuccherina, per esempio le banane, l'uva, cachi, fichi, che sono quelli, appunto, che possono incidere sull'iperglicemia, che è, appunto, l'innalzamento del glucosio nel sangue. Ma oltre queste patologie dobbiamo stare anche attenti, ovviamente, alla prevenzione di quelli che, purtroppo, diciamo, è la malattia del secolo, che è il cancro. Quindi ci sono diversi alimenti che, essendo raffinati o comunque ricchi di grassi, secondo diversi studi, hanno comunque analizzato il fatto che hanno un'altissima incidenza, appunto, con la prevenzione di questa patologia. Quindi ovviamente attenzione all'utilizzo di grassi. Importante e maggiormente consigliati sono, per esempio, gli omega 3, che troviamo essenzialmente nel pesce azzurro, esatto, e ovviamente attenzione agli acidi grassi, invece, i cosiddetti cattivi, che invece li troviamo soprattutto
nei prodotti magari elaborati, quindi con farine raffinate, al di là oltre delle farine raffinate, comunque in cui si vengono utilizzati dei grassi che purtroppo per la nostra salute non fanno altro che male. Quindi attenzione ai dolci, soprattutto ai dolci. Oh, quindi sarebbe comunque importante, diciamo, preferibile, consigliabile cercare di affidarsi a dei prodotti naturali. Esatto, esatto. Questo potrebbe essere, insomma, un buon modo per iniziare. Esatto. Detto questo, non mi resta che ringraziare ancora la nostra ospite, quindi ringrazio la dottoressa Francesca Quadrozzi. Grazie mille, dottoressa. Grazie a voi. Alla quale auguriamo anche una buona serata e ovviamente un buon proseguimento di lavoro. Grazie ancora, dottoressa. Arrivederci. Grazie, arrivederci.